Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea di scommesse.commenti e recensioni.com e assieme a Michele Marcello vi regaliamo ogni settimana i nostri pronostici gratuiti sulle partite di Serie A e non solo. Salve a tutti amici di scommesse, commenti e recensioni.com e benvenuti in questo nuovo video sul nostro pronostico della 13ª giornata di Serie A. Nota bene, ti offriamo i pronostici su tutte e 10 le sfide di giornata, consigliandoti però di selezionare solo 2 o 3 da inserire in una o più schedine multiple. In questo modo avrai maggiori probabilità di ottenere una vincita. Se non sai quale partite selezionare non c'è problema, in fondo all'articolo troverai anche la nostra schedina vincente. Una giornata di campionato da non perdere, perché sono ben 3 i big match in programma. Atalanta-Napoli, Milan-Fiorentina, ma soprattutto Juventus-Inter. Vediamo quindi i nostri pronostici su questa giornata. Salernitana-Lazio, x2. Atalanta-Napoli, gol. Milan-Fiorentina, 1x. Cagliari-Monza, over 1,5. Frosinone-Genova, 1x. Empoli-Sassuolo, 1x. Roma-Udinese, under 3,5. Juventus-Inter, under 3,5. Verona-Lecce, x2. Per finire, Bologna-Torino, 1x. Partiamo con Salernitana-Lazio. Negli ultimi 4 incontri disputati, negli ultimi 2 anni, registriamo una vittoria per la Salernitana e 3 vittorie schiaccianti da parte dei laziali. Tra le due squadre è sicuramente la squadra capitolina a stare meglio fisicamente, ma anche mentalmente, e con buona probabilità riuscirà a portare a casa il risultato. X2 è la nostra scelta per questo match. Veniamo a Atalanta-Napoli. Entrambe stanno vivendo momenti di smarrimento, alternando buone prestazioni a disastri colossali, come quelli dell'ultima giornata, quando l'Atalanta non è riuscita a superare l'Udinese e il Napoli ha addirittura perso in casa contro l'Empoli. Lo scorso anno abbiamo assistito a una doppia vittoria da parte dei partenopei, ma era un altro Napoli. Eccezione fatta per la partita contro l'Empoli. Gli azzurri sono sempre andati a rete nelle ultime partite, così come l'Atalanta, perciò puntiamo decisi sul risultato gol. Milan-Fiorentina. Questo è l'altro big match di sabato, vede schierarsi da una parte i rossoneri, che non vincono il campionato da 4 giornate, e dall'altra la Fiorentina, che ritrova una vittoria di forza contro il Bologna dopo 3 sconfitte consecutive. Il Milan, in casa, ha sempre vinto contro il Viola negli ultimi 3 campionati e pensiamo possano replicare anche questa volta. Per sicurezza optiamo la doppia chance 1x. Cagliari-Monza. Nonostante la sconfitta di misura, i sardi hanno mostrato carattere anche contro la Juventus, confermando in parte la ritrovata fiducia nei propri mezzi. Anche il Monza ha ottenuto un difficile pareggio contro il Torino e dunque la partita di domenica potrebbe dar via a un match esaltante. L'over 1,5 è dunque la nostra scelta. Frosinone-Genoa. Eccezione fatta per la prima giornata contro il Napoli, finora il Frosinone non ha mai perso nelle partite casalinghe, ottenendo ben 4 vittorie e un pareggio. Di contro il Genoa fuori casa ne ha perse 4 e pareggiata una. Eccezione fatta per la seconda di campionato contro i laziali. Dunque l'1x potrebbe essere la scelta più giusta per la partita dello Stirpe. In fondo all'articolo troverai anche la nostra schedina vincente. Veniamo a Empoli-Sassuolo. Colpaccio dell'Empoli al Maradona, che sotto la pioggia battente di Napoli trova una vittoria inaspettata ed esce dalla zona retrocessione. Altra frenata invece per il Sassuolo, che non trova la vittoria neanche contro l'ultima in classifica e porta a 6 le giornate consecutive senza i 3 punti. Per pura casualità, la 13ª giornata dello scorso campionato aveva proposto proprio Empoli-Sassuolo, finita 1-0 per i padroni di casa. Noi quindi puntiamo sullo stesso risultato e ci giochiamo l'1x. Roma-Udinese. La Roma viene da un derby senza emozioni, pareggiato a reti inviolate contro una Lazio che sembrava ancora più spenta. L'Udinese invece ottiene l'ennesimo risultato utile consecutivo, marcando per un soffio i 3 punti contro l'Atalanta. Sarà quindi una partita difficile per i giallorossi, che dovranno sudare non poco per ottenere i 3 punti. Lo scorso anno abbiamo assistito a un 3-0 per la squadra di Mourinho, ma per questa partita ci giochiamo l'under 3,5, vista la tendenza dei bianconeri e il momento non troppo esaltante della Roma. Juventus-Inter. Domenica sera tutti incollati davanti allo schermo per la partita che confermerà o ribalterà la testa della classifica. Nella scorsa stagione abbiamo assistito a ben 4 derby d'Italia tra campionato e semifinali di Coppa Italia, con un bilancio decisamente a favore dei bianconeri. 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Entrambe stanno viaggiando a ritmi altissimi e fare un pronostico diventa assai arduo,
considerando però la tendenza di entrambe a subire pochi gol. Puntiamo ancora una volta sull'under 3,5. Verona-Lecce. Bel pareggio del Lecce contro il Milan, che ribalta l'iniziale 0-2, tirando fuori i denti e ritrovando la fiducia dopo due sconfitte consecutive. Male invece il Verona, che subisce l'assedio del Genoa e incassa la quinta sconfitta consecutiva in campionato. 6 se aggiungiamo anche la Coppa Italia. L'anno scorso due vittorie per gli scaligeri negli incontri diretti, ma stavolta potremmo assistere alla vittoria dei giallorossi. Dunque puntiamo sull'X2. Bologna-Torino. Il Bologna ha solo 2 punti di distacco dal Torino, grazie ai 2 pareggi in più ottenuti finora, ma per il resto esprimono entrambi un bel gioco e stanno disputando un buon campionato. Il Bologna in casa è la squadra che dopo Inter e Juventus insieme a Roma e Frosinone sta andando meglio di tutte. 13 punti in 7 partite con 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Toro fuori casa ne ha vinte solo 2 su 6, pareggiandone una e perdendone 3. L'ago della bilancia pende quindi verso la squadra di Thiago Motta, il che ci spinge a puntare sul 1x. Ed ora è arrivato il momento della nostra schedina vincente. Salernitana-Lazio X2 a 1,21. Juventus-Inter under 3,5 a 1,27. Bologna-Torino 1x a 1,30. Moltiplicatore 1,99 volte la posta. Se volete ottenere il bonus di Snai da 325 euro, dovete cliccare sul primo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da PC dovete scorrere il video, cliccate sul primo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Se invece siete al cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra. Poi cliccate sul primo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Vi ricordo inoltre che tutti i bookmaker presentati nel nostro canale sono legali al 100% e in possesso di licenza rilasciata dall'agenzia Dogane Monopoli, che ne garantisce sicurezza e affidabilità. Prima di terminare il video vi ricordo che se volete ottenere il bonus di Goldbet da 330 euro dovete cliccare sul secondo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da computer dovete scorrere il video, cliccare sul secondo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina, ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra, dopodiché cliccate sul secondo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Se siete interessati al mondo delle scommesse vi consiglio vivamente di dare un'occhiata a questo canale professionale e soprattutto gratuito, ovvero scommesse, commenti e recensioni.com. Vi metto il link in descrizione. Dateci un'occhiata ragazzi, mi raccomando, troverete pronostici sul calcio a 360 gradi, redatti da professionisti, sempre aggiornati e soprattutto sempre gratis.